Buonasera e benvenuti al secondo convegno dell'iniziativa Formiana e suo territorio organizzato dalla Proloco in collaborazione con Formiana Sax, RAM, Formia Turismo e Simus Formianus. Con oggi abbiamo l'ultimo ciclo di appuntamenti alla scoperta delle bellezze storiche, archeologiche e paesaggistiche del nostro Golfo. E prima di passare la parola al presidente della Proloco, per Francesco Scipione, vorrei ricordare l'importanza oggi della diffusione e della valorizzazione che abbiamo nel nostro territorio, soprattutto tra le nuove generazioni. E credo che l'obiettivo di questi 2 weekend sia stato appunto quello di far sentire tutti parte di un territorio ricco di una tradizione millenaria. Per questo motivo, gli interventi di questo convegno, come anche appunto quelli del primo, del 4 novembre, saranno raccolti in un volume edito da Armando Caramani Editore. Non resta quindi che lasciare la parola al presidente della Proloco di Formia, per Francesco Scipione. Grazie Francesca, grazie soprattutto agli esimi relatori che ci hanno pregiato della loro presenza e esprimo un sincero ringraziamento all'amico Daniele De Meo che è stato l'artefice di questa bella iniziativa e anche al delegato insieme a Daniele all'archeologia Luciano Simeone e a tutti gli amici come vedo Marco Tedesco, Tommaso, Raffaele Capolino che in questi mesi ci hanno accompagnato in queste bellissime iniziative che stiamo cercando di promuovere sul territorio per far conoscere le bellezze artistiche e il patrimonio archeologico di cui possiamo godere. L'ho detto già nella conferenza della settimana scorsa, i comuni, le città devono cominciare ad apprezzare, ad esaltare il bello. Etica ed estetica devono essere un connubio unico attraverso il quale si può, diciamo, inaugurare una nuova stagione, che è la stagione della religione civile, una religione civile che può essere il presupposto attraverso il quale può nascere anche un sentimento di apprezzamento per le ricchezze che offre questo consorzio e che in qualche modo potrebbe essere un volano economico, perché il turismo può essere anche culturale, non è una, diciamo, un'alchimia. Noi possiamo consentire a tanti giovani di non espatriare con quel treno della speranza oltre quella galleria che ci porta verso il nord e permettere loro di rimanere sul territorio per magari promuovere la grande ricchezza che la nostra storia, a partire dall'antica Roma, a proseguire con il Medioevo, ci offre. Per cui parlo di civiltà perché penso a quell'epoca fantastica che è stata l'umanismo, nella quale i comuni hanno fatto da protagonisti e se pensiamo a Lorenzo il Magnifico, l'arte monumentale era, diciamo, una priorità in quell'epoca. Sicché potremmo magari prendere esempio da quella forma di organizzazione sociale e continuare nel XXI secolo, anche perché ne abbiamo i mezzi, quel percorso che a mio parere non si deve interrompere. Non voglio tediarvi, lascio la parola ai relatori che ci accompagneranno in questo viaggio e auspico che siano abbattuti i pregiudizi
verso quella forma di grettezza mentale che ci porta a considerare che l'economia è solo industriale. L'Italia, il vero petrolio italiano sono le bellezze e il patrimonio artistico e culturale. Grazie e buon proseguimento. Ringraziamo il presidente della Prologo, Pier Francesco Scipione, ed entriamo appunto nel vivo di questo convegno passando la parola a Gianluca Mandadori, dottorando di ricerca in storia romana all'Università La Sapienza di Roma, che ci illustrerà la circolazione monetaria tra forme in galliano, tipologie e rinvenimenti. Io mi sposto così. Io mi sposto di là. Diciamo questa transumanza. Andiamo uniti. Allora, iniziamo subito questa chiacchierata, visto che siamo pochi, vorrei impostarla in maniera molto informale, come una semplice discussione, non come un intervento, dando qualche riferimento cronologico che ci servirà nel corso dell'esposizione. Sappiamo tutti che Formia, ce lo dice Strabone nella Geografia 536, è probabilmente di fondazione spartana, di fondazione macedone. Una data fondamentale per le comunità locali è il 338. Con la battaglia del Lago Regillo nel 340 termina ufficialmente la guerra latina. Nel 338 alle comunità alleate di Roma viene concessa molte comunità alleate di Roma, non tutte, viene concessa la civitas in suffragio, che era la prima forma di adesione, di coortamento all'interno dell'orbita romana. In sostanza si trattava di comunità vicine a Roma, ma che non godevano di tutti i diritti della cittadinanza romana. Non erano civis optime iuri, cittadini di perfetta sottoposti al perfetto diritto romano. 313-312 è una data fondamentale per il Basso Lazio, perché c'è la costruzione della Via Appia, con tutte le conseguenze che adesso vedremo. 188 a.C., ma noi non arriveremo al 188 nella discussione che mi propongo di affrontare, c'è la concessione finalmente della cittadinanza romana. Dicevamo che un punto fondamentale per comprendere l'economia, la politica, e vi rimando anche la circolazione monetaria del territorio formiano e di tutto il Basso Lazio, è appunto la costruzione della Via Appia, perché con l'espansione di Roma verso la Campania e poi verso il sud Italia in genere, prima verso Capo e poi verso Brindisi in sostanza, c'è un'espansione anche del mercato romano. In questa slide vi ho indicato una cosa particolare. Sono le comunità della Campania settentrionale del Basso Lazio, dove sappiamo per certo che si svolgevano i mercati periodici. I mercati romani erano caratterizzati da una periodicità particolare, le nundine si chiamavano, perché si svolgevano ogni 9 giorni. E queste che troviamo indicate nella cartina sono appunto le comunità, quasi tutte a ridosso della Via Appia, dove si svolgevano questi mercati. Troviamo anche centri a noi vicini, come appunto Minturno, come Sinuessa, come Suessa, come Cales e altri centri. La vicinanza alla grande arteria stradale della Via Appia ha fatto sì che si sviluppasse una forma di economia necessariamente vincolata alla circolazione della moneta. Un altro elemento importantissimo per la distribuzione dell'oggetto monetario è la componente militare. Vi ho indicato alcune date fondamentali, che sono il 304 con la seconda guerra sannitica, il 298-290 con la terza guerra sannitica, e vi raccomando di tenere in considerazione questo 280-275, perché con la guerra contro Pirro Roma fa una cosa importantissima.
perché Roma è per la prima volta che si relaziona in maniera politicamente strutturata con il mondo greco. 264-241, prima guerra punica, e poi abbiamo eventi minori per quanto riguarda la nostra discussione, che sono appunto 241-238 con la rivolta dei mercenari, soprattutto in Sardegna, e il 218-202 con la seconda guerra punica. Abbiamo detto che queste due componenti, quella economica e quella militare, influiscono sulla circolazione della moneta. Roma era dotata di un sistema monetale basato sul bronzo. Vi ho indicato, vi ho raccolto insieme quelli che erano il circolante, questi sono delle assegnati in sostanza, sono dei panetti di bronzo legati al sistema della libra, sistema librale, e 327 grammi e spicci. E Roma era collegata al sistema del bronzo pesante e aveva due serie che circolavano tra la fine del IV e l'inizio del III secolo, ed era questa e l'Aes Grave, propriamente detto, che erano dei grossi monetoni con raffigurati i volti delle divinità, legati anche questi al sistema della libra. Però abbiamo visto che Roma a un certo punto si relaziona con il mondo campano. Relazionandosi con il mondo campano, non abbandona completamente il sistema del bronzo pesante, ma si adatta, perché nel mondo campano, che era di tradizione greca, le monete circolavano già dal V secolo avanti e circolava moneta di tradizione neapolitana, circolavano le monete di Neapolis, che erano legate allo standard ponderale greco, quindi molto più leggere e basate dal bimetallismo, perché c'erano monete in argento e monete in bronzo, che a Roma non era ancora conosciuto all'epoca. Queste che vediamo nella diapositiva, nella slide, sono le prime coniazioni destinate al mercato campano. In particolare quella sopra è un bronzo Crawford 1-1. La sigla CR indica il catalogo di riferimento, che è il Crawford, uno studioso inglese, Michael Crawford, con il toro dal volto umano, che è una simbologia che ritroveremo molto attestata nel Lazio meridionale, mentre quello sotto è una delle primissime missioni in argento romano, che è un diramma Crawford 13.1, con la protomequina, la testa del cavallo, forse, secondo una teoria che io non condivido, potrebbe richiamare alla concessione della cittadinanza ai cavalieri campani. In realtà è una tipologia che troviamo molto diffusa nelle monete siciliane, la troviamo soprattutto nella monetazione punica. Quindi quando Roma deve introdurre una moneta in argento in un'area dove circolava già moneta valuta greca, lo fa utilizzando una tipologia che già era conosciuta, lo fa utilizzando questa tipologia abbastanza diffusa. Inizierà successivamente, non sappiamo la data esatta, probabilmente le ipotesi ottocentesche, gli studiosi ottocenteschi a partire da Mommsen dicevano verso il 313, anche Thomsen diceva il 313 con la costruzione della Viappia, probabilmente un po' dopo, diciamo verso il 280-270, inizierà la produzione della cosiddetta valuta romano-campana. Le monete romano-campane sono delle monete su tipologia campana, con standard ponderali campani, quindi basati sullo statere da 7.7 grammi prima e da 6.6 dopo la guerra pirrica, quindi con un sistema che si abbassa, uno standard ponderale che si abbassa, battute però a nome di Roma. Infatti troviamo l'indicazione Roma, troviamo la leggenda Roma. Non sappiamo dove vennero battute, probabilmente vennero battute o a Capua o molto più probabilmente a Neapolis. Sicuramente a Neapolis da maestranze neapolitane. La zecca di Neapolis batteva moneta per quasi tutta l'Italia meridionale. C'è un fenomeno molto interessante, che è quello su cui mi voglio concentrare un po' di più, che è le produzioni locali. Perché c'è tutta una serie di comunità, municipia, colonie di diritto latino e colonie di diritto romano, che a un certo punto, diciamo attorno al 280, orientativamente, iniziano a battere moneta per conto proprio. Erano comunità vicine a Roma, quindi non può considerarsi una presa di posizione antiromana, come pure è stato fatto, perché è stato detto battevano moneta locale perché
erano contrari a Roma? No, perché erano tutte comunità fedelissime a Roma. Una fra tutte Cales Suesta. Cales era colonia romana, figuriamoci. Cioè, l'unica di queste comunità che batte moneta propria, che era ostile a Roma, era Capua. Ma Capua ha una storia tutta particolare, perché Capua è fino a Libatica, è fino a Cartaginese, e tra l'altro batterà moneta con uno standard ponderale completamente diverso da quello utilizzato dalle altre zecche. Io ho indicato in questa cartina quelle che erano le zecche autonome del Lazio e della Campania settentrionale, e possiamo vedere appunto tra queste c'è Suessa, che è vicino a noi, Teano, Cales, Cagliazza, Capua, più a sud la Tella. Che tipologie mettevano? Ecco la cosa particolare, che mettevano, oltre la tipologia propria con l'iconografia locale, emettevano due serie comuni a tutte quante le comunità, ed era la serie con il toro antroposofo, ossia con il toro dal volto umano identificato nell'Acheloo, la divinità fluviale campana, neapolitana anzi, e questa è Cales, questa si vede un po' meglio, questa è Suessa. Quindi mettevano questa tipologia con l'indicazione della comunità emittente, vedete sotto le zampe del toro, Suesano, quello è un genitivo plurale, Suesamon, un genitivo alla greca. Quindi mettevano questa tipologia con il toro, molto probabilmente, io lo accenno, ma è da dimostrare, il mio dottorato verte proprio su questo, probabilmente questa tipologia collegata alla distribuzione del bottino militare. Erano tutte comunità che avevano prestato servizio accanto a Roma, perché soprattutto le comunità di diritto latino avevano l'obbligo di inviare i propri contingenti militari in aiuto di Roma. E una seconda tipologia, emessa in quantità molto minore, con il gallo. Questa è Teanum e questa, che si vede meglio, è Aquinum. Questa tipologia con il gallo aveva la particolarità di avere la leggenda non sempre in latino, ma anche in osco, molto probabilmente invece era collegata ai commerci, e quindi era una valuta utilizzata per facilitare gli scambi fra comunità limitrofe. Quindi ho fatto una lista di tutte le comunità, ma veramente tutte, che battevano moneta con il toro, e tutte le comunità che battevano moneta con il gallo. Aquinum, Cagliazza, Cales, Luceria a caso particolare, Suessa, Teanum e Telesia e Venafum, anche se la moneta di Venafum è di certa lettura. Perché c'è la possibilità che queste comunità utilizzassero la valuta a scopo commerciale e non a scopo militare come mentre era quella con il toro? Perché sono tutte comunità che sono indicate negli indices non binari. Gli indices non binari sono delle tavolette di marmo dove viene indicato in un determinato arco cronologico tutti i centri dove si svolgevano i mercati periodici, e queste comunità che battevano moneta propria sono tutte indicate negli indices non binari, quindi c'è la possibilità di mettere in relazione la lista delle città dove si svolgevano i mercati con le città che battevano moneta. Un momento fondamentale per la circolazione monetaria del territorio, l'introduzione del denaro. Roma a un certo punto inizia a battere moneta propria con uno standard ponderale proprio, non più adottando lo standard ponderale campano, e le monete che abbiamo visto adesso, quindi quelle delle serie romano-campane e la moneta coloniale, chiamiamola così, cessa di circolare. Sono emissioni che hanno avuto una vita brevissima, perché stiamo parlando di valuta che circola dal 300-280 fino al 260-240, è un arco cronologico molto stretto. Nel 269, ci dice Plinio, io qui la traduzione non ve l'ho messa, ma è facile da fare, faccio una parafrasi, il popolo romano, la seguente sciagura fu quando venne segnato da loro il denario, e di questo fatto l'autore resta incerto. Dice: il popolo romano non iniziò a coniare argento prima che venisse vinto il re Pirro. E poi fa una considerazione di Bravi Sundezia, Monclibella,
Gioia in Lasca a questo punto venne apprezzata su un sistema ponderale liberale. E poi nel secondo passo, cioè, in particolare quinque anni sante primum punicum bellum, ci dice proprio la data precisa di quando venne introdotto l'argento romano. Cinque anni prima che scoppiasse la prima guerra punica. E noi abbiamo la data certa, certissima, 269. 269 Roma introduce il denario. Ora, non è il denario classico che conosciamo tutti, quello con la quadriga, insomma, dovremmo conoscere tutti quello con la quadriga romana, perché si sono scannati autori sulla questione della datazione del denario, ma è probabilmente un sistema basato sulla ratio, si chiama così, sul sistema di cambio denariale. E queste erano le prime monete che arrivano a quel sistema ponderale. Il didrama Crawford 22.1, il quadrigato 28.3. Il didrama sarebbe la doppia dracma, in sostanza, una moneta da 7 grammi, quasi 8 grammi, diciamo così, la doppia dracma romana. Queste sono le prime monete d'argento che circolano qui, in questa zona, nel Basso Lazio e nella Campania settentrionale, prima dell'introduzione effettiva di quello che è il classico denario bello, bellissimo romano, che però è del 211. Con il 211, quindi con l'introduzione del denario vero e proprio, cessano completamente le missioni locali, cessano anche le missioni di Neapolis, che aveva mantenuto una certa autonomia. E la Lazio meridionale, la Campania settentrionale, entrano nell'orbita economica romana. A quel punto possiamo dire veramente che Roma cessa di essere, lo standard ponderale romano cessa di essere ancorato al vecchio sistema del bronzo e diventa a tutti gli effetti un sistema monetario repubblicano bileratico, bronzo e argento. Per ricostruire la circolazione monetaria di questo territorio, come di tutti gli altri territori, la cosa opportuna è quella di basarsi sui ripostigli e sui ritrovamenti monetari. Io mi sono trovato in difficoltà perché con Formia abbiamo moltissimi esemplari, moltissime monete in circolazione, ma quasi mai sappiamo dove sono state ritrovate, che sono monete che circolano nelle collezioni private. E quindi ci troviamo nella difficoltà di fare una ricostruzione scientificamente archeologica. Però ci soccorre il territorio di Minturno, che non è distante e quindi permette di capire abbastanza agevolmente quelle che dovevano essere le dinamiche monetarie locali. Perché il territorio di Minturno? Perché a Minturno, Minturno dedotta colonia nel 295, è stato rinvenuto nel Garigliano un grandissimo quantitativo di monete, rinvenuto fra il 67 e l'81, un buon quantitativo dalla missione archeologica americana, che ha trovato 4.918 monete, che ha pubblicato. Allora, distinguiamo le cose, ritrovato barra pubblicato, in realtà queste sono le monete pubblicate, perché le monete rinvenute sono molte di più. Le monete pubblicate a cura della missione archeologica americana sono 4.918. Nell'81 un sequestro della Guardia di Finanza di Pozzuoli ha recuperato altre 2.665 monete, per un totale di 7.583 monete, di cui 156 greche, e per greche intendo anche le missioni greche di Campania, quindi anche Suessa, Neapolis, e 1.065 repubblicane, tra cui purtroppo pochissime romano-campane, ma veramente poche. Quindi quello che noi riusciamo a ricostruire della circolazione monetaria del territorio si basa fondamentalmente sullo studio di questi ritrovamenti. È stato ritrovato un tesoretto a Minturno negli anni 30, è stato anche pubblicato, ma per l'età più risalente c'è poco, c'è soltanto qualche esemplare della serie anonima in bronzo, ma nulla di, qualche sestante, nulla di veramente risalente al periodo della prima romanizzazione. Quindi quello che è stato possibile fare, i dati su cui mi sono basato, sono appunto questi dei ritrovamenti dell'81. E questo è quanto, io vi ringrazio per l'attenzione, se c'è qualche domanda, non so se le vogliamo fare adesso le domande o se le facciamo tutte alla fine. Va bene adesso, va bene. Il falso.
ci stava già all'epoca, cioè si sono ritrovate molte. Assolutamente. Come facevano, dato che ci stanno tante molte? Assolutamente sì, il falso è un fenomeno che è sempre esistito, e addirittura abbiamo i falsi di Stato, perché abbiamo delle monete che vengono chiamate superate. Sono delle monete, faccio vedere, allora, soprattutto i denari, soprattutto questa tipologia qui è superata. Infatti, allora, facciamo un ragionamento induttivo. Vedete quei dentini sulla moneta, quelle dentellature? Quelle probabilmente sono state fatte in antico, per vedere se la moneta aveva un'anima di piombo all'interno. Perché che cosa facevano i falsari? Facevano questa moneta di piombo incamiciata in argento. Però era un fenomeno talmente diffuso che noi non sappiamo, gli studiosi si interrogano ancora adesso, se fosse opera di privati oppure se fosse lo Stato stesso che a un certo punto, per risanare qualche debito pubblico, mette in circolazione un gran quantitativo di falsi, perché si tratta di monete il cui conio effettivamente non presenta anomalie particolari, non sono falsi pacchiani, sono monete dal conio buono, sembrano autentiche, però è piombo incamiciato d'argento. Quindi il falso esisteva tranquillamente, molti meno, anche perché è più problematico, molto minore la quantità dei falsi delle tipologie, queste qua, le crede della campagna settentrionale, c'è qualche esemplare palesemente falso, ma in questo caso si tratta proprio di falsi fatti dai privati. Io sinceramente in quasi 10 anni che studio le monete non ho visto uno di falso di questa tipologia qui. Ok, grazie. Quando ti faccio vedere le monete che ho al museo, mi parlavi di un pagamento per tutto. Puoi essere un attimo andato. Allora, possiamo dire anche del ritrovamento? Allora, Pietro mi ha molto gentilmente mostrato un piccolo gruzzolo di monete, molto particolare. Allora, nel 241-238, guardate la data, c'è la rivolta dei mercenari. Roma invia un grandissimo quantitativo di soldati in Sicilia, questi vengono pagati per il servizio che fanno, ritornano in patria e portano con loro la valuta che avevano trovato in loro. Quindi mi è capitato di trovare nelle valuti pontine delle monete siracusane e mi è capitato di vedere da Pietro questo bellissimo gruzzolo di monete siciliane. In particolare c'erano degli esemplari molto particolari di Camarina, c'era anche qualcosa di Panormos, c'era Agrigento, che era, io sono sicuro, il pagamento di qualche mercenario al soldo dei Romani che aveva riportato questo sacchetto di monete più a nord. C'è da dire che in questo periodo la valuta siracusana ricopre quasi tutto il mercato dell'Italia meridionale, la troviamo ovunque, la troviamo anche a Roma, quindi non è così strano. Però il fatto di averle trovate tutte insieme con delle tipologie così significative, perché si tratta di monete quasi tutte messe nella stessa area geografica, è quasi certamente un gruppo di monete messe insieme tutte in un determinato periodo, anche perché poi sono monete dello stesso arco cronologico, non abbiamo un gruzzolo di lenta formazione, e molto probabilmente è realmente una vera e propria vaga. Mi permette Pietro a questo punto di affrontare un'altra questione che vi accennerò solo brevemente. Si discute tanto, soprattutto nella scuola anglosassone, se ci fossero o meno la circolazione di moneta d'argento a Roma nel periodo in cui circolava il bronzo pesante. Il fatto che noi troviamo moneta siciliana in territori di amministrazione romana, terracina, romanizzata completamente, il fatto che noi troviamo moneta siciliana in territori amministrati da Roma, il fatto che Livio ci parli di banchi degli argentari, di botteghe di cambiavalute a Roma alla fine della guerra sannitica, secondo me la prova inconfutabile che moneta d'argento circolava, perché se non circolava moneta straniera a Roma, i banchi dei cambiavalute che c'erano a fare? Quindi chiaramente è la dimostrazione che questa valuta circolava. Noi non dobbiamo immaginare il mercato antico come un mercato chiuso.
In realtà no, perché era un mercato che si basava non tanto sulla tipologia del circolante, quanto sul metallo e sul peso, perché erano monete che avevano un valore intrinseco. Non è come i nostri centesimini di euro che sono fatti di ferro ricoperti di rame. No, lì uno statere era uno statere, tanto che fosse ad Atene e tanto che fosse Busus. Poi cambiava la tipologia della zecca emittente, benissimo, ma si trattava sempre di una moneta che pesava tot e valeva tot. Quindi, da questo punto di vista, il fatto di aver trovato un gruzzolo di moneta magno greca, di moneta siciliana più che magno greca, in un territorio romano è particolare, è interessante, ma soprattutto ci conferma questa grande fluidità del mercato antico. Nelle città portuali probabilmente è così, perché queste stesse monetazioni sono state trovate anche nell'arco del fiume italiano, le stesse che hai citato, con un particolare i mercenari cosiddetti campani, mamertini. Esatto, le abbiamo, ci sono anche a Terracina. Moltissime sono state trovate in turno con le azioni dei mamertini. Assolutamente sì. Quindi, ma non solo, ma c'è cioè, la moneta di Massalia, Massalia è l'attuale Marsiglia, e Pinturna è zeppa, ma la troviamo tantissime anche a Pompei, ed erano monete talmente apprezzate dai commercianti che addirittura troviamo monete di Ebusus battute a Pompei, falsificate a Pompei, perché era una moneta pregiata che veniva accolta facilmente, quindi i pompeiani dicevano ok, adesso le battiamo anche noi. Tutta la questione delle imitative che la studiamo Stanno, per esempio. E poi ci sono le campane tarantine. E quello è un altro problema, le campane tarantine. È un problema politico, è un problema politico oltre che ponderale, perché dopo la guerra di Taranto si abbassa lo standard ponderale. Ovviamente è conveniente l'abbassamento dello standard ponderale, ma per Roma rappresenta anche una questione politica, perché Taranto era fedele a Pirro. E quindi la produzione di monetazione su tipologia tarantina in ambito campano rappresenta qualcosa di difficile. C'è per esempio un bellissimo dramma di tipologia perfettamente tarantina, perché rappresenta il cavaliere con la lancia. Non solo a Teate, c'è anche a Cora. A Cora ne abbiamo due esemplari, uno bellissimo che ho avuto la fortuna di toccare con le mani, conservato al museo di Napoli, ma è una moneta che viene probabilmente ritirata subito dal mercato, perché è una moneta scomoda politicamente. Cori era fedele romano, Cora era fedele ai romani. Batte moneta probabilmente utilizzando l'argento bottino della prima guerra punica che gli era stato regalato da Roma, gli era stato concesso da Roma, ma fa l'errore di battere moneta utilizzando l'iconografia tarantina. Roma probabilmente si risente, blocca la coniazione ed ecco che a noi sono arrivati soltanto due esemplari. Ringraziamo Gianluca Mandadori e dalla moneta al mito con Pietro Longo, direttore del Museo Civico Archeologico Pio Carponi di Terracina, che ci parlerà dei vari culti diffusi sul nostro territorio, dalla dea Ferronia, la dea Marica, dalla dea Circe e della dea Nefitis. Sì, un istante. Sentivo parlare di storia delle religioni, di determinate divinità qui nell'Asia meridionale dopo l'introduzione di Gianluca, in realtà ha delle forti attinenze, anche perché io non dimentico un piccolo dettaglio: si è parlato di presenza monetale nel fiume Garigliano, nei pressi del santuario di Marica. L'abitudine di buttare monete non è moderna solo nella Fontana di Trevi. Funzionava anche nel mondo antico, una volta che si superava il limite dato in questo caso dal fiume, di gettare un obolo. Quindi il numero di monete, oltre che a motivi commerciali che ci sono, perché i culti che adesso vedremo sono tutti culti ampolici, si propone anche come offerta alla divinità. La divinità. Qui guardate uno schermo che ho preparato e buttato giù. Come vedete riguarda tutto il Lazio meridionale, da Velitrae fino a scendere alla foce del Garigliano. Sono tutte divinità femminili, dalla prima all'ultima. E sono tutte, fra l'altro, io parlo soltanto di alcune di queste, chiaramente, altrimenti sarà qua per tre giorni minimo,
legate e interconnesse con un mito di procreazione, di rigenerazione di un territorio altrimenti abbandonato. Quello che io cercherò di seguire, spero di far seguire anche voi, è un ordine squisitamente cronologico. Guardate, questo che sembra quasi un segno satanico, in realtà non lo è semplicemente una delimitazione territoriale. La delimitazione territoriale parte da molto lontano. Gianluca parlava di documentazione greca, io parlo di influssi greci in questa zona, perché noi non avremmo le varie Circe, le varie Mariche, e tra virgolette Mefiti, molto meno Feronia, se non vi fosse stata una forte influenza greca in questa zona già a partire dall'età arcanica. Noi abbiamo una fonte inesauribile che è l'Odissea, non certo l'Iliade. L'Odissea, innanzitutto, cosa ci parla? Ci parla di questo viaggio, di questo avventuriero, chiamiamolo così, che è Ulisse, che poi tra l'altro è un grande pantofolario, sulle coste laziali. Ma cosa nasconde il mito omerico? Nasconde in realtà un qualcosa di coevo alla fusione di tutti i poemi omerici in un solo libro che poi noi chiameremo Odissea. Ma c'è un altro mito che accomuna tutti, che è quello di Amitale. La conosciamo tutta la storiella, questa città che praticamente tutti cercano, gli archeologi cercano, che viene ad un certo punto distrutta dai serpenti. E la città non parla, le sentinelle non si affacciano, non danno l'allarme. In realtà è vero che continuiamo a cercare Amitale, perché Amitale non è una città. Amitale è il territorio. È il territorio della palude pontina da Velitrae fino al Garigliano. Quello che noi chiamiamo, perché il serpente? Perché il serpente praticamente, che è un noto simbolo fallico, distruggendo all'interno della città, entra all'interno di un territorio e lo rigenera e giustifica la presenza di persone greche, di personaggi greci, comunque intesi poi dalla mitologia romana. Il giro nella media farà una sorta di strage appunto nel visto del mito. Ma in realtà Mitra racconta un grosso territorio. Ci dice che i greci erano già qui. E la prima a raccontarci è Circe. Circe innanzitutto che cos'è? Innanzitutto non è una maga. Trovate l'Italia di una maga, nell'Odissea, io vi faccio una statua equestre in bronzo di grandezza che voi volete. Viene definita Teos, Dea. È una dea. L'attributo avviene soltanto in momenti successivi, quando bisognerà giustificare il perché la maga Circe trasformi i compagni di Ulisse in maialini. Altro grande falso. Circe non trasforma i visitatori del suo santuario in maiali. Il passo di Omero è bellissimo, ci dice che Ulisse, quando arriva, incontro a lui si fanno mano delle fiere, orsi, lupi e altri animali, che erano tutti esseri umani. È la metamorfosi dell'uomo, comunque intesa, secondo uno stato di sublimazione personale. I migliori diventavano leoni, orsi o lupi, i peggiori diventavano dei maialini. Non dimenticate poi che il mito del maialino lo troviamo anche dove? Nella Eneide e lo troviamo nella Pacis. Una lettura che secondo me è giusta del personaggio raffigurato sul portale della Pacis nell'atto di vedere la scrofa con i maialini non è Eneide, assolutamente. È il secondo re di Roma, Numa Pompilio. Cronologicamente, se noi vediamo il mito di Circe qui inteso e lo avviciniamo al mito del Pius di Numa Pompilio, troveremo delle similitudini grandissime. Non è casuale il fatto che nel Lazio ad un certo punto rischino di incontrarsi sulla zona lavinate non solo Enea ma anche Diomede, che lui reduce dalla guerra di Troia, che, altra piccola cosa che va sottolineata, non è assolutamente una città dell'Asia Minore ma è una colonia greca a tutti gli effetti. Basta vedere i nomi dei personaggi. Andiamo.
Circe ha una connotazione infera, il paganesimo ci camperà di rendita su questa sua connotazione. In realtà Circe è strettamente legata a tutte le divinità che noi incontriamo nel Lazio meridionale. Lo incontriamo anche attraverso un personaggio, Picus. Picus, che poi diventerà un re, è un personaggio che è innamorato di una ninfa che non se lo fila, scusate questa volgarità del termine, per un motivo molto semplice, che essendo figlio di Poseidone, da umano, trasformato in divinità, ha un tronco e un volto umani, il resto invece è dato a forma di pesce. La ninfa fugge, Glauco va da la sua Pico, si rivolge appunto a Circe, che se ne innamora. Lui non accetta e viene trasformato in un picchio. Il picchio chi è? È il parello mitologico di Circe, scusatemi. Ma dove lo troviamo? Essendo il Picus Martis, noi lo troviamo anche in un'epigrafe, il Lapis Sagicanus, dove i Soudales Mamertei dedicano un qualcosa a Velesiosus Scoplicoi, che guarda caso è un personaggio ritenuto, fino a quando viene trovato il Lapis Sagicanus, un personaggio leggendario della Roma immediatamente subito dopo la caduta di Tarquinio. Nulla di più falso, perché lo troviamo nella zona dove c'è una sola divinità che è l'Antarmatuta. Andiamo avanti, questo è quello che dicevo prima, l'epiteto che assegna Omero a Circe, e poi vediamo ancora Fauno. Fauno Luperco lo troviamo nel Lazio meridionale, lo troviamo anche a Roma, legato anche al culto di Anna Perenne. Quindi, come vedete, la Roma dei Tarquini ha forti corrispondenze con il mondo greco e con il mondo fenicio. Ishtar, che è la divinità tipica di Cartagine, diventerà l'Afrodite Urania del mondo romano, mutuato però nelle sue forme dal mondo greco. E siamo nel VII secolo avanti Cristo. Chi è poi che ad un certo punto cancella questa divinità? Questa è una condizio sine qua non per tutte le divinità che affronteremo oggi. La Circeo, in maniera orrenda, coperta oggi da, non so se l'hai visto Gianluca, c'è un'iscrizione rupestre che ricorda il promontorio della dea Venere, perché Venere ad un certo punto subentra nel culto di Circe. È il destino che noi incontriamo in un momento particolare della storia romana. Venere è già stata, tra virgolette, presentata, proposta al mondo del Lazio meridionale e della Campania da Silla, ma trova la sua grande affermazione chiaramente con il Giulio Claudio. Non è casuale il fatto che un intero poema si inserva semplicemente come a geografia, punto di vista cultuale di un personaggio, Augusto, che in realtà è il figlio, il nipote, anzi, del Cravattaro, che in realtà significa colui che presta soldi a stronzo, di Velletri. Serve a nobilitare un personaggio, in realtà i veri nobili nella gesta di Giulio Claudio sono i Claudi. E qui torniamo a quello che diceva anche poc'anzi Gianluca, il cordone umbilicale di tutta questa bella storiella che vi sto raccontando è la Liapia, costruita da un Claudio. Circe ritorna a Bomba nel III secolo, sezione del 213, e viene definita Circe Santissima, l'unica reminiscenza di una divinità che noi non incontriamo nelle rese epigrafiche. Le rese epigrafiche sono un paio, una l'ho pubblicata recentemente, ma ho fortissimi dubbi sulla sua autenticità. Perché questa reminiscenza di Circe? Perché Venere ad un certo punto viene accantonata. Passiamo adesso, se vi ricordo bene, a un altro momento. Il momento della Odissea cosiddetta della villa di Tiberio. Qui vediamo i due personaggi, Odisseo lo conosciamo tutti, quella che vedete sotto è Circe, che viene lì raffigurata insieme ai suoi bravi maestri. Perché? Mi sono chiesto raffigurare, conosciamo tutti l'amore di Tiberio per Odissea, sappiamo che amava
proporre ai suoi ospiti dei quesiti, degli indovinelli legati alle vie della Odissea, però gli ho detto perché Circe è qui? A parte ha fatto la veduta della villa che poco ha a che vedere secondo me, perché nell'interno del gruppo statuario, oggi Museo Nazionale di Sperlonga, c'è il gruppo dello Scilla. Scilla nella ricomposizione è assolutamente non cogente con quella originale, perché si tratta, al di là di tutte le diatribe che possono sussistere, di un'opera originale greca, concepita, realizzata in Grecia e posta in essere in Grecia. Sarà il buon Tiberio a segarla, come ci dimostra la testa del personaggio del nocchiero che viene apparato da Scilla, e portato nella sua villa. Comunque faccio un salto indietro, in realtà è di nuovo un indovinello che il buon Tiberio ha ancora lasciato a noi in eredità, perché Scilla viene trasformato in questo essere mostruoso da chi? Da Circe. D'accordo. In mezzo vedete, non so se riesco con la... vedete la calotta cranca? Questa è stata tagliata e ricollocata con un leggerissimo taglio, perché anche l'arte ellenistica prevedeva tutt'altro. L'ellenismo è esplosione, qui invece è costrizione del monumento, su due linee affiancate che non rappresentano assolutamente quello che era il monumento iniziale. Stessa cosa poi dicasi per il Polifemo, ma non mi sembra qui il caso di entrare in questo argomento. Vedete qui, adesso entro nella seconda divinità, seguo l'ordine cronologico. Si presenta oggi così, ho fatto delle foto qualche giorno fa in occasione di questo incontro. Quello è quello che appare sulla prologo, non so che diavolo sia, del Comune di Monturno. Questo è lo status attuale, il cartello è stato tagliato e buttato in un cespuglio. Anche in questo caso è un momento di rigenerazione. Speriamo che anche in questo caso torni su. Allora, il senso del culto di Marica ha delle visioni leggendarie completamente diverse. Perché innanzitutto è il materiale più antico di X secolo avanti Cristo. Addirittura qualcuno sale all'XI secolo. Parlare di Marica, così come parlare di Circe, costringendole ad un albero territoriale come l'Asia meridionale, è sbagliato. Perché, guarda caso, Marica noi la ritroviamo a Roma, oltre che negli altri centri, ma Isauro, eccetera, Pesaro attuale, la troviamo anche a Roma. E a Roma dove troviamo Marica? La troviamo nell'area del Foro Boario, assimilata a Mater Matuta, e guarda caso, l'area sacra di Santo Mobono, siamo nel Foro Boario, via Pietro VI, dietro l'anagrafe, per intenderci, usare una topografia moderna, abbiamo il più antico materiale di importazione greca qui a Roma. Quindi Marica viene chiaramente introdotta da popolazioni greche, probabilmente cumane. L'identificazione di Marica con Diana, la favoletta che avrebbe rubato un sigillum di Diana per trasportarlo qui, in realtà racconta una poichia da parte di popolazioni cumane della zona del Basso Lazio, importate successivamente via mare a Roma. Vedete qui ho messo alcuni dei passaggi. Il primo, Marica Andrea Diana dicit, quello che ho detto prima. Dicut ali per Marica Venere intelge devere, quindi ancora Venere. Poi, guardate l'ultima frase, la indico qui, se di Marziale, nec Marica nec Liris, però questo ci torneremo a proposito di Mefiti. Vedete l'ultima qui in fondo? Infatti Romolo, la trovo in italiano, dopo la morte venne assimilato o identificato con Quirino, Ledo con Nemesi e Circe con Marica. Circe muore prima come divinità, prima di Marica. Marica viene poi assimilata a Venere, il discorso che provavo a esemplificare poc'anzi. Le epigrafie, ne ho citate due anche perché sono abbastanza molto interessanti, scusate, le epigrafie se lo devo dire.
Gaius Calurius, Gai figli Marinchei, Devit. Un formulario tipicamente repubblicano, un leggero progressionale del tempo, quindi scendiamo come dato su una seconda iscrizione. Marinchei Donum Devit, un Livius. Il santuario è un santuario extraurbano. Andiamo avanti, eccolo qui. Questo è come l'ha visto recentemente, quello come l'ho scavato il Mingazzini, sulla vostra destra è come è lo stato attuale. Ecco qui, non so se si vede. Si vede abbastanza bene. E torno a quello che era il mio discorso di fondo, il carattere emporico. Scusa, si era scritto nel lavoro empirico, ma è un errore, l'ho scritto emporico. Quindi abbiamo un bosco, una palude e una zona di mercato che giustifica la produzione monetale. L'adorazione monetaria alla divinità preposta alla zona che è anche legata a Marica e al fiume, ed è un motivo che ritroveremo anche successivamente. Adesso non ci... ecco qui, questi sono gli ex voto trovati, vedete la forma arcaicizzante, sono delle statuine fittili, composa, filiforme, molto tozze. I depositi votivi vengono definiti in maniera, non so se definirla felice o infelice, da un mio collega come gli immondezzai dell'antichità. Ma scavando gli immondezzai noi riusciamo a chiedere moltissime cose. E qui vediamo un altro oggetto, Pelletta in Marica, che se ve ne fate caso nella mano regge o un chiodo o una chiave. Allora l'oggetto rimanda ad Artemide, Circe e Afrodite. La presenza di un chiodo è un simbolo che riguarda la fertilità, l'apertura verso la, sì, una chiave soprattutto, alla fertilità, ma è un oggetto che noi troviamo mutuato dal mondo medio orientale. Sto andando un po' di corsa, forse è tempo. Allora, eccolo qua. Spero qui che non ci siano dei ferventi cattolici. Allora, cosa accade? Non voglio nemmeno, spero di non anticipare il discorso che farà la collega alla fine. Scompare Marica, scompare Circe, scompare anche Venere, tutta la costa che va da Caieta, che ricordiamoci bene, Caieta non è un luogo dimenticato dagli dei all'epoca, è un centro urbano. Ha una sua proiezione urbanistica di Pavus, quantomeno di Pavus, è una città a tutti gli effetti. L'area che va da Caieta fino al Garigliano ad un certo punto incontra un altro personaggio, la Magna Mater. Cimene viene introdotta a Roma dopo le sfatte di Canna. Consultare i libri sibillini si dice, si interpreta, bisogna andare a Pessinunte dove c'è la Magna Mater de Ordidea. Bisogna prendere l'iconica, la pietra iconica di Cibele e portarla a Roma. Poi c'era la storia della sale Clodia, guarda caso si chiama Clodia, chissà perché. Isola Tiberina, i serpenti di nuovo, infatti viene dedicata di Esculapio. Quindi torniamo ancora con i serpenti che vi ricordate il mito di Amicle. Ma troviamo la Magna Mater. Questa bellissima statua è nel museo, la conoscete tutti, sta qui. Scendete al piano di sotto e la vedete. Dov'è che io mi diverto come un matto? Mi diverto come un matto perché mi sono chiesto. Formia decade. Di Gaeta non si sentiremo parlare per secoli fino a quando non diventa una potente repubblica marinara. Però c'è una storia edificante messa su da una santa romana chiesa che ha come epicentro Gaeta. Poi altri se ne sono impossessati. Qui vicino c'è un santuario che è il santuario della, come si chiama, Itri, della città, la Madonna della città. Non me ne vogliono gli addetti, ma qual è l'iconografia della Madonna della città? La sorella dice, approda a Gaeta in una cassa con due poveri disgraziati tutti vivi e poi viene portata alla città. L'iconografia ci dimostra una Madonna nera, sbaglio? È vero.
La pietra conica che rappresenta la Magna Mater è un meteorite nero. La Magna Mater è per i cadantesignani il culto giustificato dai cristiani della Madonna della Scienza. Io per ora la vedo così, pronto a essere lapidato. Feronia Sabinis da Rome, che è un sabino, ci racconta come quest'altra divinità compare nel patrono romano improvvisamente dopo la bonifica nel Cristo del Benino, siamo nel 273, da parte di Manlio Curio Dentato. Feronia è chiaramente la divinità più gettonata, se posso utilizzare questo termine, perché la troviamo praticamente dappertutto. Dopo c'è una slide dove c'è l'elenco del telefono. Per un risparmio verbalmente, dico semplicemente che Feronia compare a Roma, sul Sorate, nel Piceno, compare a oggi in Friuli, ad Aquileia, in Peronensis, a Potores, compare addirittura in Austria, in un paesino a 20 km da Vienna, e compare anche in Sardegna. Beh, una Feronia Polis, descrittaci da Strabone, che parla chiaramente del tentativo di apertura di colonizzazione romana delle coste. Quando e perché compare Feronia? Feronia è una divinità bifronte, ed è agrorum sive il Feronum, quindi Ctonia e Catactonia, tranquillamente. Ma è legata sia al mondo della non salubrità che al mondo salubre. Non è casuale questa sua comparsa nel pantheon romano. Questo è l'elenco del telefono di cui vi parlavo poc'anzi e ve lo risparmio. Questa è la visione che ha di Feronia, che in questo caso è legata agli Uno Caprotina. Viene definita Feronia in realtà agli Uno Caprotina, ma Feronia a premesse diventa Feronia Fortuna Virgo. In realtà è anche madre Feronia. E questo invece è quello che mi interessava un po' di più. Qui siamo a Roma, per quello dicevo prima, la decontestualizzazione dei culti. Se sono perdendo tempo, ditemelo. Taglio? No, altri quanto c'è? 5 minuti? 5 minuti per dirvi semplicemente che l'area sacra dell'Alba Argentina, che prevede la presenza di 4 templi, il più antico è quello di Feronia, che è detto così semplicemente un dato archeologico. Ma andiamo a vedere le divinità. Nell'ordine cronologico dobbiamo fare C, A, B, D, questo è l'ordine cronologico. L'abbiamo l'Aedes Feronia, che è il C, poi la l'Aedes Viturnae, il B l'Aedes Fortunae, Uiusce di Aedes il giorno dopo, e l'Aedes Larum Permanente. Se ci fate caso, tutte le divinità legate che coabitano con Feronia a San nell'area dell'Arco Argentino sono tutte legate al culto delle acque. Torno un attimo indietro, vi parlavo di Feronia. Feronia appare quando c'è la palude. La palude è un sinonimo di morte nel mondo antico. Una palude bonificata è sinonimo di vita. Feronia diventa anche una divinità legata al culto degli schiavi. Lo schiavo nel diritto romano, res nullius, è un oggetto, così come questa bottiglia d'acqua. Una volta che viene liberata, assume i suoi diritti. Come li assume? Sedendo su una pietra, quindi elemento litico, e con una frase che ci viene ricordata dalle fonti: servi benemeriti sedent surgant liberi. Attenzione, servi benemeriti. Questo è un passaggio fondamentale perché è la differenziazione, faccio un salto indietro velocissimo, Marica, lo ricordiamo tutti perché ad un certo punto Gaio Mario si rifugia nella sua palude, ma viene preso e portato via. Cosa che non si poteva fare perché il culto, il diritto di asilo del recinto sacro di Marica prevedeva la non asportazione di persone e cose nel suo interno. Attenzione, la non asportazione significa il non allontanamento volontario. Mentre il santuario di Feronia, a differenza del fatto che chi entrava poteva tranquillamente uscirne e magari uscirne anche da un uomo libero. Questo è differenziazione fondamentale tra questi due punti. Qui vedete, mi ho messo questa moneta prima che Gianluca mi fucili, tanto bene, distanza di sicurezza. L'ho messa semplicemente perché il personaggio che vedete inginocchiato, che è uno schiavo che viene liberato, è un dace.
e guarda caso, al tirocinio di schiera del Teatro Romano abbiamo trovato un dace, uno stadio di 2,40 m, non so se avete presente il dace Maffei oggi a Palazzo Altemps, che riguarda appunto la figura di Dace. Una casualità, non lo so, lo stiamo studiando. Poi questi sono i parallelismi che ho creato, Marica, Feroni e Circe, Bosco Sardo, detto di asilo, detto asilo, dimensione extraurbana, palude, ctonia, ctonia, culto emporico, culto ecolico, parto, parto, manumissio, differenza tra Marica e Feronia, Circe o con meno, nomadismo pastorale, commercio, interessi greci, interessi umani. Marica poi è l'organizzazione, come ho detto prima, post-mortem di Circe. Guardate un attimo quello che ho scritto di Circe, nomadismo pastorale. E qui arriviamo all'ultima divinità, che è appunto Nefite. Voi mi chiederete che diavolo c'entra Nefite con il Lazio meridionale. In realtà Nefite è il prodotto del cordone umbilicale che è dato dall'Ilide arriviano con l'entroterra. Noi non abbiamo Nefite, non abbiamo Marica, se non capiamo cosa fosse per gli antichi il Lirigarida. La colonia latina, di diritto latino, di Pregelle, è una colonia che sorge nell'interno, in un passaggio fondamentale, sulla guerra mondiale, poi la Valle del Liri sarà testimone di altrettanto interesse strategico militare, ma ha un contatto diretto con il mare. Non può esistere Pregelle se non esiste Minturno, non può esistere Marica se non esiste Nefite. Questo è il parallelismo, questa è la realtà. Non è casuale che un grandissimo numero di bolli rodi, quindi di importazione, lo ritroviamo a Pregelle piuttosto che in altri punti nel Lazio meridionale. Quello che dicevo prima, la transumanza e il commercio sono i due grandi momenti del commercio che legano tutto il mondo greco al mondo romano, che poi Roma chiaramente spazzerà via come dominus di intero comprensore. Non mi ricordo, ho finito, grazie. Non so se ci sono delle domande, è possibile? No, se qualcuno ha finis, dobbiamo raccontare un film, non danno. No, no. E sotto le fittis di Rocca Muffin che ci troviamo? Anzi sopra. Vabbè, il l'orto della regina. L'idea. Un tempio. C'è un tempio che chiaramente si sovrappone. È costruito molto bene quella costruzione a 360 gradi, guarda sia la piana, il serpentone del Gardino. La parola. Allora. La parola d'oro che mi fa impazzire. No, no, la cosa. Tranquillo, ha detto, ed ascoltavo cosa ha detto, a 360 gradi. Kirche, che cos'è? Il cerchio, di 360 gradi. Quindi, mi fite, è uguale a Kirche, la visione di 360 gradi. La scelta di un santuario non è mai casuale. Io scavo da pietra abbondante. Bellissimo, lì c'è un paesaggio meraviglioso, ma al di là del paesaggio bisognava anche capire quali fossero le vie di transumanza. Le vie di transumanza, penso che sia un'usanza che è venuta meno recentemente, negli ultimi decenni, legava tutta l'asse appennina, ma non legava soltanto la zona dello spartiacque, zona Abruzzo, ma legava anche la Ciociaria e la sud della Campania e del Lazio. Quello che noi incontriamo a livello culturale lo troviamo su tutto la dorsale appenninica. Come l'idea l'ho rubata a lui, non ho messo il scusami non ho messo l'immagine altrimenti per c'è Cooper su internet, ne potevo mettere un'altra che nella prima chiesa dove c'è la Madonna del Latte. La Madonna del Latte che cos'è? Non è altro che una edizione di divinità pagane che è all'altro. La fortuna primigenia che all'altro è lo Jupiter Puer è una edizione stata rivisitata in chiave cristiana. Il passo fondamentale, questo ci tengo a dirlo, non è l'editto di Teodosio, ricordiamocelo sempre. Il passo fondamentale che vede la completa distruzione
o la trasformazione, meglio dire, di religione pagana in religione cristiana ce lo dà Gregorio Magno. Le belle favolette che ci racconta, per esempio, San Benedetto, lui arriva su dove oggi c'è l'abbazia, sradica una quercia, più simbolo di culto di Giove, trovatemelo, uccide un drago o un serpente e lì c'era un tempio di Apollo. I primi che mi vengono in mente ce ne sono. Ringraziamo il direttore Pietro Longo. E continuiamo con Renata Centola, dottoranda di ricerca in filologia e storia del mondo antico presso l'Università della Sapienza di Roma e della Scuola di Specializzazione in Archeologia, che tratterà delle attività economiche della forma repubblicana attraverso le fonti epigrafiche. Eccezione, hanno conosciuto, contrariamente al luogo comune che le vede come dei mondi chiusi, una considerevole circolazione sia di beni che di persone. Quello dell'emigrazione e dell'immigrazione è un tema che oggi come ieri sappiamo che tocca l'opinione pubblica in modo sensibile. Per quanto sia rischioso mettere a confronto la società di oggi con quella del mondo antico, bisogna però dire che nell'antichità le migrazioni volontarie di singoli individui, non considerando quindi i fenomeni migratori di massa, avevano luogo con le stesse modalità e secondo modelli molto simili a quelli odierni. Si ci spostava nell'antichità come oggi per motivazioni economiche, per motivazioni affettive, lavorative e ambientali. Il contributo di oggi, in via del tutto preliminare, si muove all'interno di un più vasto progetto di dottorato che è incentrato sullo studio della mobilità delle persone nel Latium Vetus e Adiectum, nell'ottica di uno studio demografico di tutta l'area, quindi tutto il Latium, e consiste nella raccolta di tutte le fonti, sia epigrafiche che tutte le fonti storiche, quindi epigrafiche, letterarie, anche numismatiche, che testimoniano degli spostamenti umani da e per il Latium, in età in teoria sia repubblicana che imperiale. Avviando la ricerca dallo studio della documentazione epigrafica, è stato subito chiaro che era necessaria una metodologia di indagine precisa, perché nell'antichità si tendeva, soprattutto nelle fonti epigrafiche, a non indicare la provenienza di una persona, cioè non si scriveva se si era stranieri. Soprattutto nelle iscrizioni, quelle che si trovano in più sono quelle nelle iscrizioni sepolcrali. Si tendeva a inserire altre informazioni, ma non quelle riguardanti l'origine, per cui epigraficamente è difficile trovare questi stranieri, soprattutto per l'età repubblicana. Solitamente in età imperiale si trova l'origo. L'origo è la menzione dell'origine della persona, sotto forma di un aggettivo oppure del nome della città, della regione o della provincia di provenienza, ma come abbiamo detto è molto raro, quindi è necessario trovare un altro modo per individuare questi stranieri, e l'unico modo che finora sta dando dei frutti è quello dello studio prosopografico e onomastico di tutti i personaggi almeno per ora presenti nelle epigrafi. Il problema è che noi sappiamo che il nome delle persone era composto da almeno tre elementi, se questa persona era, anzi quattro, se questa persona era libera, nata libera.
ovvero il prenome, che era abbreviato alla prima lettera, il gentilizio o nomen, che era il nome di famiglia, poi e il cognomen, che è il quinto elemento che vedete. Tra questi c'era sempre il patronimico o la formula di patronato, ovvero l'indicazione del nome del padre con l'abbreviazione del prenome del padre. In questo caso abbiamo anche la menzione della tribù, che è l'Emilia, che è la tribù, in questo caso era un'epigrafe di Formia, per cui la tribù della Formia repubblicana. Quali sono gli elementi che interessano ai fini della ricerca che sto facendo io? È essenzialmente il gentilizio, che è il nome di famiglia corrispondente dell'attuale nostro cognome, sempre però da ricercare in associazione con il prenomen. Questo perché esistevano nell'antichità, esistono anche oggi, dei nomi intesi come gentilizi antichi e cognomi moderni più rari e meno comuni quindi di altri, quindi più tipici di determinate zone. Facendo un esempio, utilizzando i cognomi attuali, Mario Rossi è un cognome che noi troviamo ovunque in Italia, per cui non ci indica la provenienza del personaggio. Il mio cognome, che è Centola, invece indica meglio di Rossi da dove vengo, anche se ci sono nuclei di Centola non solo a Formia. E infatti, per sintetizzare la ricerca, come sto lavorando nella mia ricerca, questa è la distribuzione odierna del mio cognome, che è Centola. Vedete che è in due centri particolari, ovvero a Formia e San Marco in Lamis, in Puglia. Questo perché probabilmente da un ceppo unico il cognome si è poi diffuso a Formia e a San Marco. Quindi, qualora io, un archeologo del futuro, dovesse trovare un'iscrizione a Milano con scritto Erasmo Centola, al 100% questa persona è di Formia più che di San Marco in Lamis, perché abbiamo il cognome antico gentilizio, che è Centola, Erasmo, che è il santo patrono di Formia. Io lavoro nelle epigrafi sui nomi delle persone esattamente allo stesso modo. Il problema è che quello che ci rimane dell'antichità è in realtà pochissimo rispetto a quella che era la documentazione originaria. In più, il problema di Formia è che i gentilizi tipici non sono molti. Ovvero, i formiani antichi non avevano dei gentilizi rari, avevano dei gentilizi che in realtà troviamo nell'antichità anche in altri centri. Per esempio, Ampudius, Paccius si ritrovano in altri centri dell'Italia repubblicana. Poi, questa è semplicemente una cartina che indica l'ampiezza del territorio dell'antica Formia, che andava oltre al territorio che oggi fa realmente parte di Formia. Vedete che prendeva sia il centro di Itri odierno, sia l'odierna Gaeta, e questa era l'antica Formia. Ma entrando nella questione, io nella mia ricerca finora per l'età repubblicana ho trovato soprattutto dei casi di mobilità relativi a mobilità per motivazioni di carattere economico, più che mobilità di altro tipo, almeno per l'età repubblicana. Purtroppo nel Lazio in realtà ci sono centri messi molto meglio di Formia. La stessa Terracina, dal punto di vista della mia ricerca, ha dato dei risultati migliori, come Minturne, e soprattutto la regina di tutte è Preneste, che ha dei gentilizi così tipici che è impossibile non comprendere da dove vengano. Dovunque si trovi un prenestino, lo si può seguire. Allora, iniziamo con questo documento, che viene da lontano, perché è un'iscrizione impressa a matrice su lingotti rinvenuti in Spagna, a Cartago Nova, che è l'odierna Cartagena. In realtà rinvenuti anche a Roma. Menzionano, come leggete nel testo che vi ho riportato, un Publius Cornelius Lucifilius Emilia Tribu Pollio. Vedete, questo personaggio è un ingenuo, cioè nato libero, è un Publius Cornelius che non solo quindi ci dà il patronimico, ovvero il nome del padre, è figlio di un Lucius Cornelius, ci dà la tribù, ma soprattutto sul lingotto lui scrive Formiani, cioè Formianus, dalla sua origine. Tra l'altro,
l'altro l'Emilia, abbiamo detto che la tribù cui erano ascritti i propri cittadini di Formia. Non ci sono dubbi quindi in questo caso, il personaggio il cui nome è impresso su questi lingotti, che è ingenuo e dotato di civitas, proveniva da Formia e orgogliosamente lo dichiarava sui lingotti. La sua attività imprenditoriale è genericamente inquadrabile nell'ambito del primo secolo a.C. ed era legata allo sfruttamento dei giacimenti di minerali argentiferi situati nell'entroterra di Cartago Nova. Cosa faceva esattamente? Allora, noi sappiamo che la produzione di lingotti di piombo costituiva un'operazione complementare all'estrazione dell'argento, presente nelle medesime vene metallifere. I nomi che noi troviamo impressi a matrice sui lingotti, e si trovano sia nella parte superiore, sia sul lato corto, sia sul lato lungo, sullo stesso lingotto sono tre timbrature. Questi nomi si riferiscono a personaggi di condizione libera che avevano forse in concessione lo sfruttamento di miniere statali. Tali imprenditori, divenuti titolari del metallo estratto, si occupavano della sua prima lavorazione nelle fonderie e marcavano all'interno degli stessi impianti con i loro nomi i lingotti ricavati, prima che questi venissero trasportati ai punti di imbarco. Spostiamoci ora dalla Spagna alla Sardegna, perché qui incontriamo un altro personaggio che anche in questo caso può dirsi forse originario di Formia, perché non lo dice in modo preciso come Publius Cornelius, ed è Lucius Ummidius. Il nome di questo personaggio è impresso su due bracci di un ceppo d'ancora in piombo che è stata recuperata nei pressi dell'isola di Molara, presso Olbia. Per molto tempo gli studiosi hanno concordato sulla provenienza della gens Ummidia, cioè della famiglia Ummidia da Cassino, Casinum, dove il nome in effetti è ben attestato in età imperiale, ma alla luce di recenti scoperte epigrafiche dal territorio dell'antica Formia, che sono cronologicamente collocabili verso la fine del secondo secolo a.C., sono almeno due o tre, credo, gli Ummidi di questo periodo, è verosimilmente da ricercare qui a Formia e non a Casinum la culla di questa famiglia. Cosa faceva il nostro personaggio in Sardegna? Lui era un navicularius, ovvero era un armatore, e le sue navi operavano forse lungo la rotta marittima che univa le coste tirreniche dell'Italia centrale alla Sardegna e poi alla Spagna. Questo documento, tra l'altro, è molto antico e ci permette di conoscere il nome del proprietario di una nave che era implicata nel trasporto transmarino ed era attivo nell'ultimo trentennio del III secolo a.C. Non sappiamo cosa trasportasse la nave perché il carico della nave è andato perduto. Esiste solamente il ceppo d'ancora. Ok, ci spostiamo, ora rimaniamo anzi nell'ambito della mobilità a lungo raggio, ma ci spostiamo dalla Sardegna, dalla parte del Mediterraneo occidentale al Mediterraneo orientale. E dobbiamo almeno accennare alla presenza di schiavi o liberti di famiglie formiane nell'isola di Delos, che è un'isola delle Cicladi. È un'isola molto piccola ma che ha restituito un grande numero di iscrizioni. A differenza delle testimonianze che abbiamo visto, quelle della Spagna e della Sardegna, per Delos l'affidabilità della documentazione in nostro possesso è abbastanza bassa. Infatti, come abbiamo già accennato, una ricerca basata unicamente sui gentilizi tipici non dà buoni risultati per quanto riguarda la città di Formia, abbiamo detto perché non ha gentilizi così tipici da poterli seguire. In ogni caso, una grande studiosa che è da poco scomparsa, che Mireille Sebeliac Gervasoni, negli anni 90 aveva osservato che i nomina, cioè i gentilizi portati dai magistrati formiani d'età repubblicana, si ritrovano tra i negoziadores che sono attivi a Delos nel medesimo orizzonte cronologico. Come è noto, cosa facevano i formiani a Delos? Delos era un mercato fruttuoso e vasto per il commercio degli schiavi. All'origine della maggior parte delle ricchezze, non solo di Formia, ma anche di Preneste, Tibur, Fundi e andando in Campania di Puteoli, erano proprio i benefici straordinari che procurava il traffico degli schiavi. I notabili locali, cioè i magistrati più importanti, i magistrati della città, quelli che avevano il potere nella città e l'amministravano, erano implicati direttamente o mediante degli intermediari, ovvero schiavi e liberti della propria famiglia, nelle grandi correnti commerciali e potevano quindi finanziare e imporre un nuovo modello di urbanismo ispirato a modelli ellenistici. Questo io l'ho visto soprattutto nella città di Cori, ma nel Lazio si vede ovunque,
a partire dalla seconda metà del secondo secolo a.C. queste città del Lazio hanno un rinnovamento urbanistico in chiave ellenistica, vengono fatti dei templi e aree pubbliche molto ricche. Ci si è chiesti perché tutti nel medesimo arco cronologico hanno questo cambiamento urbanistico, perché probabilmente i notabili locali, i magistrati, avevano attinto a nuove ricchezze che non erano più quelle della proprietà fondiaria, ma erano ricchezze che provenivano dai commerci proprio con l'Oriente. Quindi le convergenze onomastiche in questo caso non lasciano dubbi. Utilizzando come tramite degli uomini alle proprie dipendenze, che erano liberi, liberti o schiavi, gli aristocratici forniani, senza perdere la loro dignitas, approfittarono fino in fondo di questa nuova fonte di arricchimento. Queste sono quella in basso è lo schema del Miraglie Silveglia più Gervasoni, che prende in considerazione quei gentilizi per Formia, quindi soprattutto Plugarius, Merius, Messius, Pacius e Statilius, e vede in quante iscrizioni di Delos e dell'Oriente questi gentilizi si ritrovano. E quella sopra è sempre un'immagine tratta dal libro della Sebeillac. Poi, spostandoci da una mobilità a lungo raggio ad una a medio raggio e tornando alle iscrizioni su strumentum, per strumentum si intende si intendono tutti quegli oggetti iscritti la cui però funzione primaria, originaria, non era quella di supporto scrittorio, vale la pena di accennare a un probabile nostro concittadino, leggete lì il nome, Publius Ampudius Com, il cognome non è completo, era abbreviato quindi non sappiamo come terminasse. Il nome di questo personaggio compare in caso nominativo su 7 bolli riferibili ad un unico punzone, che si trovano su altrettante anse di anfore oleari, cosiddette ovali di Brindisi. Le anse sono state rinvenute negli impianti di produzione vicino Brindisi, grandissimi impianti di produzione di cui vi parlerò e di cui vi ho dato. Quella in basso a sinistra è una ricostruzione di Inklink, di come dovevano essere, invece quella più in alto è una foto da pallone frenato, però è dell'89, gli scavi in realtà sono andati avanti. Manacorda avanzò l'ipotesi di una possibile relazione familiare, fu il primo ad avanzare questa ipotesi, del nostro personaggio, cioè di Ampudius, con proprio la gens Ampudia originaria di Formia. Il gentilizio infatti a Brindisi non è mai attestato. Allo stesso ramo della gens, secondo Manacorda, è anche da ricondurre un Ampudius magister a Minturno, che noi ritroviamo da un'iscrizione repubblicana circa edizio altera 2679. Ora, cosa faceva un formiano in questo caso a Brindisi? L'esatta funzione di Ampudius a Brindisi non è incerta. Forse era un gestore al servizio di Viselius, che era il proprietario dell'impianto e la cui attività nell'ambito delle fornaci sembrerebbe collocarsi ancora nella prima fase produttiva. Siamo quindi prima metà, decenni centrali del primo secolo a.C. Non sappiamo quale fosse la relazione tra Ampudius e Viselius, il proprietario. Secondo alcuni, Ampudius, forse formiano, sarebbe stato un piccolo produttore indipendente che utilizzava gli impianti di Viselius. Secondo altri, invece, sarebbe stato legato a quest'ultimo da un vero e proprio contratto di locatio conduzio. Ora passiamo dal grande commercio al mondo dell'artigianato e della vendita a dettaglio. Ci ripassiamo. Si è bloccato. Sì? Questo è il problema? Aspetta, va a vedere. No. Tanto andiamo su. Vabbè, faccio con il mouse. Va bene, grazie. Passiamo alla vendita al dettaglio. Allora, questa è un'iscrizione che in realtà è stata trattata già in Formianum nel 95 da Zucca,
in un articolo che si intitolava Arti e mestieri nelle iscrizioni antiche di Formia. Nella sua trattazione Zucca parla proprio di un'iscrizione sepolcrale che è questa, quella di cui avete il testo, e anche l'edizione che Cildecimo 6125, che corrisponde a Cilprimo Edizio Altera 1566, che è relativa a un Publius Marcius Publi Libertus, Carie, il cui nome non era completo, che si definisce Coronarius, cioè addetto al confezionamento e alla vendita di corone. Cosa se ne facevano delle corone i formiani, in generale i romani? Questa attività di coronarius era floridissima nell'antichità, in quanto le corone di fiori venivano utilizzate nelle cerimonie religiose, ma anche nei banchetti e nelle feste, in cui era una prassi comune quella di cingersi la testa con una o più corone floreali. È probabile che il nostro personaggio, Marcius, svolgesse la propria attività, proprio a Formia. Questa iscrizione è databile ai decenni finali del primo secolo a.C. e il gentilizio, il nomen del personaggio Marcius, ricorre sia nella vicina Fundi, in un'iscrizione però dell'età imperiale, sia a Terracina, e in un'iscrizione repubblicana per Cilprimo Edizio Altera 1555, databile al primo secolo a.C. Nella Reggio Prima, coronari sono anche da rintracciare a Preneste e a Minturne. Concludo quasi la trattazione con un produttore locale. Un bollo, in questo bollo che vedete, che è un bollo entrocartiglio rettangolare, è stato rinvenuto su un mattone. Questo mattone è venuto fuori dagli scavi condotti a Formia negli anni 20 del 1900. Ed è stato pubblicato su Notizie Scavi del 26 da Aurigemma, di cui vi ho messo proprio la pubblicazione. Il nome che leggete è Lucius Ugulnius, con il nesso tra la U e la L, ed era un produttore appunto di questo materiale, probabilmente il produttore del materiale laterizio. E quindi questo testimonierebbe l'esistenza di una produzione locale di laterizio, comunque di laterizio, qualcosa che sia di opera doliare, localizzabile a Formia o comunque nelle aree con termini. Il produttore, che è di nascita condizione libera, appartiene ad un'agenzia che è quella Ugulnia, documentata anche nella vicina Minturne. È il caso di notare che è noto epigraficamente un omonimo del produttore formiano, che è implicato tra i decenni finali del primo secolo a.C. e il primo secolo d.C. nella produzione di anfore vinarie del tipo Dressel 6A in area nord-adriatica. Allora, questo veloce excursus ci fa comprendere la varietà degli interessi imprenditoriali delle attività economiche che ruotavano intorno a Formia, che sono riflessi dalla presenza nel Mediterraneo, sia orientale che occidentale, di negoziatores originari, o almeno verosimilmente originari, di questa città. Brevissime domande, non so se ci sono. Brevi, meno di 5 minuti. Bene, allora ringraziamo Renato Centola e passiamo la parola a Daniele Demeo, laureato in Scienze Storiche alla Sapienza di Roma e collaboratore al progetto Epigraphic Database Roma per le epigrafi di Roma e di Formia Greca. Ci parlerà del contributo epigrafico dei Liberti allo studio storico-archeologico della Formia Imperiale. Innanzitutto buonasera a tutti. Allora, il titolo del mio intervento riguarderà l'importanza dei liberti imperiali. Innanzitutto, chi erano i liberti imperiali? I liberti imperiali e i liberti privati erano praticamente degli schiavi che avevano ottenuto la libertà per vari motivi e che, anche se liberi, operavano per conto dei loro signori. Quindi gestivano delle proprietà commerciali e comunque avevano delle attività all'interno delle abitazioni dei loro signori. Il periodo storico Formia imperiale, il periodo di Formia imperiale riguarderà praticamente il primo e il secondo secolo dopo Cristo, e farò un confronto tra i due secoli.
Allora, come già detto dalla dottoressa Centola, questo è il territorio della città di Formia, che comprendeva la città, Itri e Gaeta, che all'epoca non erano città a sé, però erano sotto la giurisdizione di Formia, come se fossero praticamente delle frazioni della città di Formia. Il territorio di Formia confinava, come possiamo vedere, con la Sperlonga e con la città di Fondi. Formia ha sempre avuto un rapporto molto stretto con la città di Fondi, tanto che venivano considerate città gemelle. Questo perché avevano avuto una storia abbastanza simile. E c'era un rapporto molto, molto intenso, soprattutto a livello commerciale, perché i prodotti che venivano coltivati a Fondi, soprattutto olio e vino, venivano portati a Formia e dal porto di Formia venivano smerciati in tutto il Mediterraneo. Formia dal periodo tardo repubblicano, quindi siamo nel primo secolo a.C., ha subito uno sviluppo notevole, soprattutto a livello economico e anche a livello urbanistico. I senatori, i cavalieri e in seguito poi gli imperatori investivano nel territorio per due motivi. Il primo perché Formia era considerata una meta di soggiorno piacevole e non distante da Roma. Noi sappiamo che da Strabone che la città di Formia era considerata una meta piacevole per trascorrere dei momenti di ozium, quindi come diremo oggi dei momenti di relax, perché aveva delle condizioni climatiche e paesaggistiche notevoli, tanto che era considerata seconda soltanto alla città di Bari, alla quale aveva i centri termali. Un altro motivo era per gli interessi economici. Sappiamo che la città di Formia aveva un commercio, soprattutto un commercio marittimo molto florido. Il porto di Formia si trovava a metà strada tra il porto di Ostia e il porto di Miseno, quindi tra Roma e Napoli. Inoltre la città di Formia è attraversata dalla Via Appia, quindi era un punto di commercio e un punto anche di incontro praticamente importante. La città di Fondi e gli altri centri dell'interno portavano a Formia le merci e dal porto di Formia venivano vendute in tutto il Mediterraneo, quindi considerate l'importanza che aveva la città. Inoltre è inserito nella slide il termine piscine. Che cos'erano le piscine? Erano delle vasche per l'allevamento dei pesci. Queste piscine erano praticamente un capolavoro di ingegneria romana, perché i romani erano riusciti a fare in modo di allevare pesci di acqua dolce in acqua salata ed erano oltre un motivo di vanto per i signori, perché le piscine erano annesse alle ville marittime che facevano parte, erano delle ville appartenenti ai senatori, ai cavalieri e agli imperatori, ed erano anche una fonte di guadagno notevole, perché poi tutti questi pesci venivano poi venduti al mercato. Allora, noi sappiamo a livello archeologico che il territorio di Formia è stato subito uno sviluppo urbanistico notevole dal primo secolo a.C. al primo secolo d.C. e abbiamo le fonti archeologiche. Soprattutto io parlo di Formia Centro, quindi il territorio che va dal rione di Castellone al rione di Mola. Per il secondo secolo non abbiamo tante notizie, a eccezione di una villa imperiale presente nella Gaeta tra il territorio di Montesecco e Montorlando, che è praticamente una villa dell'imperatore Antonino Pio. Ora, non abbiamo molte notizie per quanto riguarda il secondo secolo, perché nel territorio di Formia Centro costruzioni ex novo non ce ne sono avute. Probabilmente le costruzioni del primo secolo a.C. e del primo secolo d.C. sono state rielaborate, ristrutturate secondo gli stili architettonici del secondo secolo d.C. Ora, come tutti sapete, gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, Formia è stata una delle città soggette a un forte bombardamento alleato.
e oltre a questo anche gli eventi della ricostruzione del secondo dopoguerra, che è stato compiuto senza, diciamo, non rispettando praticamente determinati criteri, ha portato a uno stravolgimento completo del tessuto urbano, di come era Formia prima della seconda guerra mondiale. Questo cosa ha comportato? Ha comportato a una distruzione degli edifici del secondo secolo d.C. e posteriori, e ha lasciato per lo più intatto praticamente gli strati inferiori e pertanto le fondamenta di questi edifici che erano pende del primo secolo a.C. e del primo secolo d.C. Per questo noi non sappiamo, allo stato attuale, nel territorio di Formia, qual era la presenza reale di senatori, di senatori, dei cavalieri e degli imperatori. Per questo un contributo può essere dato dall'epigrafia e soprattutto dall'epigrafia menzionati Liberti. Perché sono importanti? Perché i Liberti, come ho già detto, si occupavano della gestione delle attività economiche e della gestione anche delle vendite delle abitazioni dei signori. Quindi se noi sappiamo, abbiamo una conoscenza di un liberto, per esempio di una famiglia senatoriale a Formia, sappiamo che questa famiglia aveva delle proprietà nel nostro territorio, quindi potevano essere proprietà attività commerciali oppure anche un'abitazione. Quindi se noi analizziamo queste epigrafi menzionanti questi liberti, sappiamo qual era la presenza reale di senatori, cavalieri e imperatori. Inoltre le epigrafi possono essere datate, quindi noi possiamo sapere questa presenza in che periodo storico poteva essere. Ora, ho compiuto un censimento per quanto riguarda i liberti privati e i liberti imperiali, suddivisi per il primo secolo e il secondo secolo d.C. Come potete vedere, per il primo secolo d.C. i liberti privati sono 39, e invece per quanto riguarda il secondo secolo d.C. invece sono 17, quindi c'è stata una diminuzione notevole del numero di liberti. Invece nello stesso periodo i liberti imperiali sono nel primo secolo sono 5, mentre nel secondo secolo sono 9. Ora non vi spaventate per quanto riguarda i numeri, sono dei numeri esigui. Considerate che Formia sì era una città sviluppata all'epoca, però la popolazione totale del mondo romano era un numero molto minore rispetto a quella di oggi. Il rapporto, possiamo dire, tra Formia e Roma nell'età romana è come il rapporto che c'è tuttora tra Formia e la capitale. Quindi anche se sembrano dei numeri esigui, però i numeri sono abbastanza rilevanti e ci fanno capire che per quanto riguarda i liberti privati c'è stata una diminuzione del numero e per quanto riguarda i liberti imperiali un aumento nello stesso periodo. Ho compiuto un altro censimento per quanto riguarda i liberti privati e li ho divisi per le gens di appartenenza. Quindi dividendoli sempre tra il primo e il secondo secolo d.C. Come potete vedere, in basso il numero di liberti totali è 39, togliendo 5 liberti di cui non si conosce l'appartenenza alla gens, sono 34 liberti e sono ripartiti per le 21 gens. Per quanto riguarda invece i liberti del secondo secolo, sono 17 liberti, togliendone 3 di cui non si conosce l'appartenenza, sono 14 divisi e ripartiti per 10 gentes di appartenenza. Ora, come potete vedere, il numero delle gentes in totale si è dimezzato tra il primo e il secondo secolo e molte delle gentes del primo secolo è scomparso nel secondo. Quindi praticamente è come se le proprietà di questi signori che arrivano nel primo secolo a Formia, nel secondo secolo non ci sono, quindi è come se questi signori avessero investito altrove. Per quanto riguarda i liberti imperiali, i 5 liberti censiti nel primo secolo d.C. appartengono tutti all'imperatore di Claudio Nerone, quindi ai Claudi. Per quanto riguarda invece il secondo secolo, sono dei 9 liberti. Un liberto non si conosce l'appartenenza all'imperatore, a quale imperatore sia.
Gli altri sono divisi tra Vespasiano, Tito, Domiziano, quindi Flavi, e Antonino Pio, Marco Aurelio e Lucio Vero. Ora, il secondo secolo, per Formia, è un secolo di massimo splendore della città, sotto ogni aspetto, politico-amministrativo, sotto l'aspetto economico e anche sotto l'aspetto urbanistico. Questo perché l'imperatore Adriano promuove la città al rango di colonia, quindi c'è il passaggio da municipium a colonia. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente la città ha uno sviluppo sotto questo aspetto politico-amministrativo che la porta ad essere più importante di tutte le altre città vicine. Il paragone, anche se in parte improprio, è come se fosse tra le città di oggi come Formia, Gaeta, Terracina e la Latina, che è il capoluogo di provincia, quindi per farvi capire qual era l'importanza. Sotto l'aspetto economico, l'imperatore Antonino Pio fa ampliare il porto di Gaeta. Ora, il porto di Gaeta, qui siamo nel secondo secolo, però il porto di Gaeta esiste, noi ne abbiamo informazioni, già nell'età tardo repubblicana. Infatti Cicerone è uno dei primi che dà questa informazione dell'esistenza di questo porto. Gaeta era un centro che comunque non era un centro a sé, faceva parte di Formia, sotto la propria giurisdizione. Se Antonino Pio nel secondo secolo fa ampliare il porto di Gaeta, cosa voleva dire? Voleva dire che praticamente l'entità dei traffici commerciali nella nostra città era talmente elevata che c'è stato bisogno di costruire un altro porto per porvi rimedio. Quindi voleva dire che nel secondo secolo la città di Formia a livello economico era all'apice, c'era uno sviluppo notevole. Questo sviluppo, soprattutto sviluppo commerciale e incremento economico, si riversa anche per quanto riguarda l'edilizia pubblica, perché vengono compiuti degli ulteriori lavori di edilizia pubblica. Viene ampliato il foro, vengono costruite nuove terme, infatti abbiamo delle informazioni dell'archeologico riguardo delle terme nel quartiere di Mola e vicino a Piazza Santa Teresa, e viene ultimato l'anfiteatro che si trova praticamente vicino al ristorante Chinappi. Adesso fa parte del centro storico, però all'epoca era considerata una zona suburbana. Ora, la mia domanda è questa: come mai, se consideriamo il secondo secolo un periodo di massimo sviluppo per la nostra città, come mai c'è una diminuzione di liberti privati e quindi una diminuzione delle proprietà di senatori e cavalieri, quindi degli investimenti di questi sia di senatori che di cavalieri? Consideriamo che, come nel grafico precedente, una gran parte di queste gentes che si sono presenti nel primo secolo, nel secondo secolo non ci sono, quindi hanno investito altrove. Però com'è possibile che hanno investito altrove in un periodo in cui Formia nel secondo secolo ha il massimo sviluppo? Quindi sarebbe stato da pazzi non approfittare di questa cosa. Se vi ricordate il censimento dei liberti imperiali, vedete che nel primo e nel secondo secolo i liberti imperiali quasi raddoppiano. Quindi la mia ipotesi è che gli imperatori praticamente hanno sostituito i senatori e i cavalieri per quanto riguarda le proprietà e gli investimenti nel nostro territorio. Tant'è vero che gli imperatori avevano diversi modi per acquisire le proprietà altrui. Ovviamente le potevano comprare, poi le potevano acquisire per via testamentaria. Noi sappiamo che gli imperatori venivano inseriti come eredi testamentari, e questo perché venivano, si inserivano gli imperatori come eredi? Per ingraziarsi l'imperatore e per favorire praticamente il proprio congiunto nella carriera politica amministrativa. E inoltre, l'ultimo punto, le potevano confiscare. L'imperatore, ricordiamo che era la massima carica a livello politico, quindi diciamo che in teoria e anche in pratica poteva fare quello che voleva. Conosciamo le figure di Caligola e Nerone, che praticamente confiscavano le proprietà dei senatori e cavalieri soprattutto per rimpinguare le proprie finanze, che erano abbastanza scarse. Ora, a livello epigrafico abbiamo diciamo, epigrafi menzionati di liberti imperiali del secondo secolo che dimostrano che hanno avuto dei ruoli a livello di proprietà, amministravano delle proprietà imperiali. Il primo che vi propongo è il liberto Pitagora, e questa è l'iscrizione del secondo secolo, si evince, cioè, dall'invocazione di Le Mani
che praticamente è abbreviata, e prende dal nomen del, dell'Iberto, che prende Aelio, Aelis, quindi un Iberto prende di Antonino Pio. Questa iscrizione è importante, la carica, praticamente lui era un procurator hereditatium tractus Campania, cioè un amministratore dei lasciti testamentari. Quindi, se vi ricordate quello che vi ho detto prima riguardo al modo in cui gli imperatori potevano acquisire le proprietà altrui, cioè uno dei modi era attraverso via del testamentario. Quindi c'erano questo liberto e altri liberti che avevano come compito quello di curare questi lasciti testamentari. In questa iscrizione poi è importante il territorio, Tractus Campania. Questa è una denominazione che, diciamo, è stata abbastanza controversa, perché alcuni studiosi hanno ipotizzato che si trattasse della Campania, altri del Lazio e della Campania, però considerate che queste iscrizioni che menzionano questa carica sono poche, sono tutte trovate in questa zona. Quindi probabilmente il Tractus Campania si riferisce veramente a un territorio che prende il nostro, che si trova a metà strada tra il Lazio e la Campania. Quindi Pitagora era un liberto imperiale addetto praticamente all'amministrazione dei lasciti testamentari del nostro territorio. Questa iscrizione, questa è la foto dell'iscrizione, è presente alla chiesa della Sorresca Greta. È stata trovata lì ed è tuttora lì presente. Questa denominazione Tractus Campania è presente in un altro liberto della nostra zona che si chiama Castus. Questo è sempre del secondo secolo. È l'unico liberto di cui non si conosce l'appartenenza all'imperatore, quindi l'unico dei nove liberti del secondo secolo che ho censito. Lui, oltre, qui viene indicato come procuratore della provincia Maritania Tingitana. In realtà lui non era, diciamo, il governatore, era più che altro un assistente al governatore, perché da Augusto in poi le province erano state divise tra province senatorie e imperiali. Quelle senatorie erano governate da un governatore di rango senatoriale, mentre quelle imperiali da un governatore vicetequestre. Quindi Acastus, essendo liberto, non era di certo il governatore, ma probabilmente era un assistente del governatore. E anche qui poi è presente, si vede in basso, il Tractus Campania. Lui praticamente era un amministratore, anche se qui non viene specificato qual era il compito, se lui si occupava dei lasciti testamentari o delle altre attività, però comunque lui operava in questo territorio, quindi Tractus Campania. Ora, l'ultima iscrizione che volevo far vedere è di questo schiavo Leonas, sì, Leonas. Non l'ho inserito tra i liberti censiti, perché lui ovviamente era uno schiavo, però ve l'ho voluto far vedere questa iscrizione perché lo schiavo a livello sociale aveva il ceto più basso, quindi quelli schiavi erano quelli meno degni di importanza, meno degni di nota. Questo schiavo però si è fatto fare questa iscrizione dal figlio Amazonicus, che è un procuratore, quindi un amministratore, quindi amministrava anche lui le proprietà imperiali, ed era liberto di due imperatori, probabilmente Marco Aurelio e Lucio Vero. Il Leonas, anche se era uno schiavo, aveva un ruolo abbastanza importante. Lui era uno schiavo verna dispensatore, quindi lui praticamente aveva come compito l'amministrazione, più che altro a livello della contabilità, di una delle proprietà dell'imperatore. Questa iscrizione era presente prima nel portico del Duomo di Gaeta, adesso si trova al suo interno, quindi si trova all'interno del Duomo di Gaeta. Ora, per concludere, abbiamo visto com'era la situazione praticamente a livello storico e archeologico per quanto riguarda Formia tra il primo secolo e il dopo secolo d.C. Quindi l'epigrafia, soprattutto l'epigrafia libertina, può essere utile a dare un contributo per quanto riguarda questi due secoli, a comprendere questi due secoli, e ci ha fatto capire come il passaggio della condizione dei liberti privati dal primo al secondo secolo nella città di Formia ha visto una diminuzione, mentre nello stesso periodo c'è stato un aumento, quasi un raddoppio praticamente dei liberti imperiali. Questo, cosa si deduce da questa cosa? Si deduce che gli imperatori hanno sostituito
senatori e cavalieri per quanto riguarda gli investimenti nel nostro territorio nel secondo secolo, secolo di maggior sviluppo economico della città. Quindi qual è il modo, perché l'hanno fatto? L'hanno fatto perché per approfittarsi praticamente dello sviluppo di Formia, quindi per un applicato in un chiaro intento economico, quindi per guadagnarci notevolmente. Ringrazio dell'attenzione. Grazie Daniele De Meo e passo la parola al Presidente della Prologo, Francesco Scipione. Io esprimo ancora la più sincera gratitudine per la dovizia di due articolari con i quali ci avete arricchito questa serata, e un dato saliente emerge ed è il fatto che a questo tavolo siamo su cinque relatori, quattro giovani, e penso sia una bella attestazione di fiducia e di competenze che questi ragazzi meritano. Grazie a tutti.